Allora, abbiamo visto per ora che se diamo un ingresso di tipo esponenziale U di t uguale a d alla s cappuccio t, purché s cappuccio sia diverso dagli autovalori della matrice A, esiste certamente sia uno stato iniziale che, ripeto, ricordo, è uguale ad S cappuccio I meno A inverso per B, a partire dal quale l'uscita Y di T è uguale, ovviamente non rifaccio tutti i passaggi, alla funzione di trasferimento calcolata in S cappuccio per E alla S cappuccio T. Ovviamente, per la linearità del sistema, se io do in ingresso non proprio E alla S cappuccio T, ma A moltiplicato E alla S cappuccio T, cioè la medesima funzione moltiplicata una costante, va bene, l'uscita, e ci metto un R come pedice, sarà uguale ad A per G di S cappuccio per E alla S cappuccio T. Questa risposta la chiameremo risposta di regime, questa risposta esiste sempre a partire da questo X con 0, ma se il sistema non è asintoticamente stabile, va bene, la risposta complessiva non riuscirò mai a partire da quell'x con 0, come non riuscirò mai a mettere una penna per la punta in maniera tale che il baricentro caschi esattamente lì, va bene, e anche se ci riuscissi qualche disturbo c'è sempre, per cui se il sistema non è asintoticamente stabile, va bene, esiste una quota che sarà pari a E alla AT per delta X, che se ne va, diverge, e quindi non posso più parlare di risposta di regime. Dico, esiste teoricamente questa risposta, ma non ha senso parlare di risposta di regime. Questa sarà la risposta di regime non appena tutti gli autovalori della matrice A, o, che è la stessa cosa, le radici del denominatore della G di S sono tutte a parte reale strettamente negativa, e allora ha senso. Bene, e se io do in ingresso, va bene, non proprio un E alla S cappuccio T, ma una combinazione lineare di autofunzioni, ad esempio prendo U di T uguale A con 1 E alla S1 cappuccio per T più A con 2 per E alla S cappuccio 2 per T, purché sia S1 cappuccio che S2 cappuccio siano diversi dagli autovalori di A, a partire dallo stato iniziale X con 0 lo scrivo uguale. Quello che con questo ingresso mi darebbe un'uscita, il solo esponenziale, E alla S cappuccio T. Quindi uguale ad A1, che è una costante moltiplicativa, va bene, ciò che sto descrivendo è quello che succede quando A1 uguale a 1, e quindi E alla S cappuccio 1 per T, però tutto moltiplicato per A con 1, che è la costante moltiplicativa. Quindi A con 1, S cappuccio 1i meno A inversa per B, più, c'ho anche questo, va bene, e quindi dovrò calcolare lo stato iniziale a partire dal quale l'uscita sarà E alla S2 cappuccio T, quindi più A con 2, S cappuccio con 2.
I meno A inversa per B, a partire da questo ben preciso stato iniziale, l'uscita Y di T sarà uguale ad A con 1, G di S cappuccio 1 per E alla S cappuccio 1 T più A con 2, G di S2 cappuccio E alla S cappuccio 2 per T. Ciò ovviamente per la linearità del sistema. A somma di ingressi e a uno stato iniziale corrispondente alla somma degli stati iniziali corrisponde, dei diversi stati iniziali corrisponde la somma delle uscite. Perché questa premessa? Perché un caso estremamente interessante, va bene, di funzione somma di autofunzioni è il seguente. Se io prendo una U di T uguale seno di omega T, e per ora non metto un A a moltiplicare, quindi una sinusoide di ampiezza 1, va bene? E all'istante T uguale a 0, che abbiamo assunto in qualche maniera, la sinusoide inizia, diciamo, il suo periodo, poi non ci sarà nessuna difficoltà nel mettere A costante moltiplicativa, quindi cambio l'ampiezza della sinusoide in ingresso, per il seno di omega t più fi. Va bene, non, vedremo subito che non cambierà niente. Ma allora, se io ho un sistema lineare, do in ingresso una sinusoide di questo tipo, che posso scrivere in questa maniera: 1 su 2 iota per E alla iota omega t meno E alla meno iota omega t. Non me lo vieta nessuno. E quindi il seno di omega t, secondo quanto abbiamo detto, è una combinazione lineare secondo i coefficienti 1 su 2 iota e meno 1 su 2 iota delle autofunzioni E alla iota omega t ed E alla meno iota omega t. Il che significa che a partire da opportuno stato iniziale, che ora scriveremo, purché iota omega e meno iota omega non siano autovalori della matrice A o poli, va bene, della funzione di trasferimento, il che, insisto, è la stessa cosa, avremo che a partire da questo is con 0 uguale 1 su 2 iota che moltiplica E alla iota E alla iota omega, qui c'è niente, I meno A inverso, e lo scrivo direttamente senza fare ulteriori passaggi, meno E alla meno iota omega I meno A inverso per B, a partire da questo stato iniziale avrò un'uscita Y di T, poi chiameremo di regime o meno, a seconda che, uguale ad 1 su 2 iota. Prego. B moltiplica la seconda parentesi. Sì, sì, B moltiplica tutto. E no, io devo fare questa somma, sì o no? Deve essere una somma di matrici. Come prima cosa ho scritto? S cappuccio I meno A. La funzione di S cappuccio in questo caso è iota omega e meno iota omega. Ah, ha ragione.
qui è iota omega e qui è meno iota. Lo riscrivo a partire da questo x con 0, chiedendo scusa, 1 su 2 iota, che moltiplica iota omega i meno a inverso, meno men iota omega i meno a inverso per b. Siamo tutti d'accordo? E chiedo scusa dell'errore commesso precedentemente. Va bene. Ho una uscita y di t che è uguale ad 1 su 2 iota omega, 1 su 2 iota senza omega, che moltiplica la funzione di trasferimento calcolata in iota omega per e alla iota omega t, meno ancora la funzione di trasferimento calcolata in meno iota omega per e alla meno iota omega t. E questa sarà la risposta di regime ad un segnale sinusoidale in ingresso se il sistema è asintoticamente stabile. Se no dovremo limitarci a dire che esiste uno stato iniziale, quell'x con 0 che avevo indegnamente scritto prima e che poi è stato corretto, va bene, quell'x con 0 a partire dal quale l'uscita è quella, solo che al solito se il sistema non è asintoticamente stabile non riuscirò mai ad ottenerla, esiste teoricamente ma non riuscirò mai ad ottenere questa uscita. Vogliamo manipolarla un po' e troveremo qualcosa che già conoscete, ci mancherebbe altro. Vediamo un po' cos'è che troveremo, che già conoscete. Che già conoscete in un certo corso. Otterremo il calcolo simbolico o vettoriale che usate nei circuiti elettrici lineari alimentati da grandezze e quindi con generatori sinusoidali. Va bene, otterremo praticamente questo. Bene, manipoliamo un po' questa y di t. La g di iota omega la posso sempre scrivere come modulo di g di iota omega, è un numero complesso g di iota omega, o meglio una funzione complessa della variabile reale omega, e quindi modulo di g di iota omega, va bene, per e alla iota fi, ovviamente anche lui di omega, dove fi di omega non è altro che l'argomento del numero complesso g di iota omega. Siamo d'accordo? Che g di iota omega numero complesso l'ho espresso in forma esponenziale. Va bene, modulo di g per e alla iota fi. Ed è abbastanza ovvio anche che g di meno iota omega è uguale al modulo di g di meno iota omega, ma la funzione di trasferimento g di iota omega è un rapporto g di s, prima parliamo, è un rapporto di polinomi a coefficienti reali. Basta questo per dire che g di iota omega è un numero complesso, perché al posto di s ci metto iota omega, e g di meno iota omega è il complesso coniugato. Da cui g di meno iota omega lo posso ancora scrivere così. Modulo di g, sì, di meno iota omega, ma posso anche scrivere modulo di g di iota omega, e siccome il complesso coniugato cambia di segno la fase, l'argomento, e alla meno iota fi di omega. Siamo d'accordo?
Allora, non appena io metto queste espressioni qui dentro, ottengo y di t è uguale 1 su 2 iota, che moltiplica modulo di g e modulo di g. Sono entrambi a moltiplicare, va bene? Quindi li posso raccogliere. G di iota omega modulo. Potrei anche scrivere G di meno iota omega modulo, la stessa cosa, va bene? Che moltiplica? Qui cosa ci rimane? E alla iota phi. Per E alla iota omega t, non è che E alla iota omega t più phi. Risparmiatemi quel phi che è funzione di omega, ovviamente. Quel phi, argomento di G di iota omega. E qui, poi, meno G di iota omega modulo, l'ho già raccolto, e alla meno iota omega t, ci dovrei sommare a questo, meno iota phi, il meno iota l'ho raccolto, più phi. Che è abbastanza ovvio, che è uguale questa U di T al modulo di G di iota omega. Ma questa parentesi graffa diviso 1 su 2 iota non è altro che il seno di omega T più phi. Conclusione, se do in ingresso la funzione seno di omega t, omega fissato, poi lo faremo variare, va bene, ma se do in ingresso seno di omega t, esiste uno stato iniziale che mi dà un'uscita, che eventualmente è quella di regime, non ripeto più diciamo la storia, va bene, del tipo, va bene, modulo della funzione di trasferimento calcolata in iota omega per il seno di omega t, non cambia la frequenza rispetto all'ingresso, più phi di omega, dove phi di omega è l'argomento di g di iota omega. Siamo tutti d'accordo? Ciò mi permette a, scusatemi proprio, se io do in ingresso a seno di omega t più psi, non voglio usare il simbolo phi perché con phi ho utilizzato l'argomento di g di iota omega. Se in ingresso do questo, quindi un ingresso che non è di ampiezza unitaria ma di ampiezza a grande, e una sinusoide che è sfasata rispetto a quella precedente dell'angolo psi, è decisamente ovvio che esiste uno stato iniziale is con zero. Va bene, a partire dal quale l'uscita y di t sarà uguale ad a per g di iota omega modulo per il seno di omega t più psi, questo, e ancora più phi, dove phi è l'arco, phi è l'argomento di g di iota omega, cioè l'arco tangente, va bene, della sua parte immaginaria diviso la sua parte reale. Tutto ciò autorizza a dire che, dato un qualunque sistema lineare, ovviamente, descritto da una G di S, se volete anche da una A, B, C, D, perché noto A, B, C, D, la G di S si calcola subito. Siamo d'accordo? Io continuo a scrivere G di S
qualunque sia la descrizione che io do del sistema, la quantità, la funzione G calcolata in iota omega, che è una funzione complessa della variabile reale omega, mi descrive la risposta di regime, con la precisazione ormai fatta più di una volta, del sistema ad ingressi sinusoidali di qualunque tipo essi siano, ad ingressi quindi del tipo A per il seno di omega t più psi. La risposta è A per g di iota omega modulo per il seno di omega t più psi più fi, che è l'argomento di g di iota omega. E questo altro non è che il calcolo simbolico che usate ad elettrotecnica nei circuiti alimentati da generatori sinusoidali. Ma lo dico così, se voi prendete il circuito, lo disegno in maniera molto semplice. E questo generatore sia un generatore sinusoidale di ampiezza A e di fase φ. E quindi nel dominio del tempo questo sia A per il seno di omega t più φ. Voglio calcolare la corrente I di regime, va bene? Non il transitorio. Se voglio calcolare la dinamica totale della corrente, devo applicare ad esempio il metodo della L trasformata, R non cambia, l'impedenza operazionale, SL 1 su SC, e questo è il circuitino pensato a partire da condizioni iniziali nulle, se no dovrei metterci anche i generatori che tengono conto delle condizioni iniziali. Allora la I di S è uguale ad E di S fratto R più SL più 1 su SC. Questa è la risposta forzata a una E di S. E ora calcoliamo la risposta di regime quando la E di T è questa sinusoide. Devo calcolare la funzione di trasferimento tra tensione e corrente. Che cos'è? La corrente I è uguale, la funzione di trasferimento è questa, perché la devo riscrivere, non si sa, 1 su. L'impedenza operazionale va scambiata dal condensatore e l'impedanza. Cioè? Non ho... Se L è l'impedanza e 1 su la stessa impedanza. Sì. Ah, questo è veramente un lapsus, questo è 1 su SC ovviamente e questo è SL, questo era veramente proprio un lapsus di quelli. Possiamo andare avanti? Allora, se io do in ingresso questo, la I di S, I risposta di regime, I funzione di omega, ovviamente, sarà uguale al vettore E pari, questo E, mettiamoci anche il segnetto sopra, va bene, che sarà A per E alla iota omega t più fi più psi, mettiamoci psi, che è la prima parte dell'espressione completa del seno di omega t, va bene, moltiplicato questo E, la funzione di trasferimento calcolata
in S uguale a iota omega, e quindi la I sarà uguale a questo per 1 su R più iota omega L più 1 su iota omega C, che è quello che noi utilizziamo regolarmente per calcolare la risposta di regime per ingressi sinusoidali, ottenendo che cosa? La prima parte dell'espressione della corrente, ma è quello che più ci è sufficiente, perché calcolarla i di t basta prendere il modulo di questa, il suo argomento, va bene, e dire che la i di t è uguale al modulo per il modulo di questa per seno di omega t più fi, cosa che fate regolarmente nel corso di elettrotecnica. Osservazione. Ovviamente la cosiddetta risposta in frequenza, si chiama così, o anche risposta armonica. Ah, scusate, una piccolissima osservazione, prima ancora. Quella era la risposta di regime di quel circuito. Sono certo che è la risposta di regime? Non ho capito, quindi quella di prima. Basta decidere se quel circuito costituisce un sistema asintoticamente stabile o no. E allora prendiamo un qualunque circuito elettrico, non fermiamoci un istante a fare questa osservazione, purché passivo. Cosa vuol dire il circuito elettrico passivo? Cosa devono mancare? Cosa? No, i generatori ci possono essere, va bene. Mancano certi tipi di generatori. Quali? Indipendenti. Mancano i generatori dipendenti. Va bene. Un generatore indipendente, vabbè, quello che alimenta il circuito, ma il circuito è passivo, lo possiamo prendere per definizione, va bene, un circuito elettrico è passivo, quando non vi sono generatori dipendenti, ovvero sia generatori la cui ampiezza dipende da altre grandezze del circuito. Possono essere sia generatori di corrente dipendenti, sia generatori di tensione dipendenti. L'avete visto questa elettrotecnica? Un circuito con generatori dipendenti? Spero di sì. Allora, un circuito passivo è un sistema asintoticamente stabile o no? Cosa dovrei fare per vedere se il sistema è asintoticamente stabile? Posso seguire una metodologia di questo tipo. Tutti i generatori indipendenti che ci sono li sostituisco con corticircuiti, se sono di generatori di tensione, o con circuiti aperti, se sono generatori di corrente, ottenendo che cosa? Va bene? Un circuito in cui non ci sono ingressi. Se ora diamo una condizione iniziale a questo circuito e andiamo a vedere da questa condizione iniziale la dinamica, che sarà una risposta libera, visto che non ci sono elementi che eccitano il sistema, quindi non ci sono generatori. Se andiamo a vedere la dinamica di un circuito di questo tipo, possiamo ottenere che risposta libera, quindi, che è E alla T moltiplicato X con 0.
il sistema sarà asintoticamente stabile se questa quantità E alla A t per x con 0 tende a 0, perché tutti gli autovalori di A sarebbero allora a parte reale negativa. Se non tende a 0, il sistema non è asintoticamente stabile. Allora, prendiamo un circuito costituito da resistenze, induttanze, capacità, però con generatori di tensione cortocircuitati e generatori di corrente aperti. Lo schema è abbastanza comprensibile. E ora partiamo da una condizione iniziale, cioè cosa vuol dire le correnti nelle induttanze e le tensioni ai capi della capacità non sono zero, perché se fossero zero il sistema sarebbe a riposo. Cosa significa? Significa che dentro il circuito c'è una quantità di energia, l'energia immagazzinata nel campo elettrico, induttanza, somma di un mezzo C con I, V con I al quadrato, all'istante zero ovviamente, più somma di un mezzo L iota I con iota 0 al quadrato. Questa è l'energia immagazzinata, va bene, nel circuito. E che succede, lasciando andare il tempo? Che fa questa energia? Cresce? Può crescere? Ovviamente no. Perché? Va bene. Chi è che gli dà energia? Nessuno. Anzi, l'energia immagazzinata si dissipa dove? Sulle resistenze. E quindi quelle quantità, correnti e tensioni, alla fine vanno a zero. Non sarebbe così se ci fosse almeno un generatore dipendente, perché da quel generatore potrebbe entrare energia nel circuito, ma non certamente da... Guardate che il generatore dipendente rimane qui dentro. Va bene, anche se cortocircuito tutti i generatori di tensione, ma non quelli dipendenti, quelli indipendenti, e apro i circuiti di corrente, i generatori di corrente, ma non quelli dipendenti, quelli indipendenti. Allora, se c'è qualche generatore di tensione di corrente dipendente, questo può far entrare energia, se no l'energia si dissipa sulle resistenze. Morale, un circuito elettrico in cui ci siano delle resistenze è asintoticamente stabile. Può essere semplicemente stabile se non ci sono generatori dipendenti, questo è obbligatorio, ma se nel circuito mancano resistenze. Un esempio che nella pratica non c'è. Inesistente il circuito, va bene, che sto disegnando, questo circuito, un generatore di tensione, un'induttanza, una capacità. Questo non è un sistema asintoticamente stabile. Se noi lo rendiamo passivo, senza generatori, va bene, e supponiamo di partire da uno stato iniziale non nullo, il che significa una corrente I diversa da zero all'istante zero e una tensione ai capi della capacità diversa da zero all'istante zero, che succede? Che succede? Che succede? Che la corrente, la tensione, i capi della capacità non vanno a zero. Quell'energia immagazzinata rimane costante nel tempo, non c'è nessun elemento dissipativo. E se l'energia rimane costante nel tempo, significa, va bene, che questa si rimpalla tra induttanza e capacità. E si rimpalla con una certa frequenza omega zero, c'è qualcuno che me lo sa dire?
cioè nasce una sinusoide, una pura sinusoide di frequenza omega 0, omega 0 uguale, circuito di risonanza questo qui, parlando com'è? 1 su radice di LC. Ma comunque il sistema non è asintoticamente stabile. Attenzione, le grandezze neanche divergono nel tempo, perché sono sempre sinusoidi, il sistema è semplicemente stabile. Attenzione che non posso parlare di regime neanche in questo caso, a stretto rigor di logica. Il sistema non è asintoticamente stabile. Difatti, se lo alimento, va bene, con una frequenza omega, un generatore di frequenza omega, va bene, ci sarà sì una sinusoide di pulsazione omega, data da quell'espressione che abbiamo calcolato prima, modulo di G di iota omega, eccetera, eccetera, quella che calcolate a elettrotecnica col calcolo simbolico, ma sopra, in generale, sopra questo sinusoide ci sarà un'altra sinusoide di frequenza diversa, esattamente pari, che non va a zero, esattamente pari alla pulsazione 1 su radice di LC. Vabbè, questo era. Ritorniamo al nostro sistema G di S. O ABCD. Allora, la quantità G di iota omega, la funzione complessa della variabile reale omega, se io la conosco, vuol dire che riesco a calcolare, a fronte di un ingresso sinusoidale, la di qualunque frequenza sia questo ingresso sinusoidale, di qualunque ampiezza e di qualunque fase, la risposta, continuo a chiamarla di regime, va bene, l'uscita di regime, va bene, che sarà ancora una sinusoide, va bene, della medesima pulsazione dell'ingresso, ampiezza pari all'ampiezza dell'ingresso moltiplicato il modulo di G di iota omega, e lo sfasamento di questa sinusoide di uscita rispetto alla sinusoide di ingresso pari all'arco tangente, pari all'argomento di G di iota omega. Allora posso calcolare, ho risposta di regime, ammessa l'asintotica stabilità del sistema, se no devo limitarmi a dire esiste teoricamente uno stato iniziale a partire dal quale ho quella risposta. Ma nel caso, e quindi scusate, conosco il mio sistema, il comportamento del mio sistema in condizioni particolari, quali? Ingressi sinusoidali, uscita di regime, va bene? Ma è immediato rendersi conto che se conosco queste grandezze, va bene? Quindi se conosco la relazione che c'è tra ingresso sinusoidale e risposta sinusoidale di regime, e devo fare l'ipotesi ora che il sistema sia asintoticamente stabile, se no non è vero ciò che sto dicendo, la conoscenza di questa relazione per ogni omega è un altro modo di descrivere il sistema. So tutto di questo sistema se io conosco queste cose. Perché? Vediamo un po' quali sono i modi con cui noi conosciamo un sistema lineare. Sono i seguenti. A, B, C, D, che danno quella che abbiamo chiamato rappresentazione ingresso stato uscita. Se conosco A, B, C, D, conosco tutto.
dalla ABCD, posso calcolare la risposta impulsiva ABCD, la risposta impulsiva HDT C e alla AT per B, se vi ricordate. Anche la risposta impulsiva è un modo di conoscere il sistema. Conosco il sistema, è una relazione ingresso-uscita. La sua L trasformata di H di T, se vi ricordate, non è altro che la funzione di trasferimento. Quindi conoscere H di T o conoscere la funzione di trasferimento è la stessa cosa. Ed è sempre un modo per conoscere il sistema. Tant'è vero che, ad esempio, dalla GDS, mi sembra che l'abbiamo visto, possiamo dare una descrizione ABCD dalla conoscenza della GDS. Ecco, un ultimo modo di conoscere il sistema è la conoscenza di G di iota omega, della funzione complessa della variabile reale omega, non della variabile complessa S. Perché? Basta far vedere che se io conosco la G di iota omega, questa funzione, va bene, riesco a ricavare la risposta impulsiva. La risposta impulsiva, che cos'è? La risposta impulsiva H di T non è altro che l'antitrasformata della funzione di trasferimento G di S. Siamo tutti d'accordo? Se volete, la GDS è la L trasformata di H di T, che è la stessa cosa. Un'espressione generale della antitrasformata di una F di S. Che cos'è? Qual è? Non si usa mai. Va bene, ma esiste, non l'ho dimostrata, però lo ricordo, l'ho detto, ma è un'espressione che vale soprattutto per questioni teoriche, e questo è uno dei casi. Va bene. Se ho una F di S, che è la L trasformata di F di T, allora la F di T è uguale ad 1 su 2 pi greco iota, l'integrale, sto facendo un integrale nel campo complesso, va bene? E quindi, se vi ricordate, devo definire la linea di integrazione nel campo complesso. Bene, la scrivo così: tra sigma meno iota infinito e sigma più iota infinito, quindi lungo una linea parallela all'asse immaginario, avente quindi parte reale sigma, e bisognerà ora ricordare un'altra questione su questa retta, va bene, di F di S in di S. Ecco, questa è un'espressione generalissima per calcolare la F di T. Tra sigma meno iota infinito e sigma più iota infinito. Quindi l'integrale lungo questa linea, una linea cui la parte immaginaria varia da meno infinito a più infinito e la parte reale è costante, sigma. E quindi l'integrale lungo una linea costituita da una retta, va bene, parallela all'asse immaginario. Questa sigma la posso prendere ad arbitrio? Quindi questa retta su cui faccio l'integrale la posso prendere ad arbitrio? In una qualche misura sì, purché questo sigma, va bene, sia maggiore della scissa di convergenza, cioè deve stare nel semipiano di convergenza, quella retta deve stare nel semipiano di convergenza della
F di S. E allora, a questo punto, prendiamo un sistema asintoticamente stabile. Cosa vuol dire? Che tutti i suoi poli sono a parte reale strettamente negativa. Se il sistema è asintoticamente... Qualche problema? Se il sistema è asintoticamente stabile, vuol dire che tutti i suoi poli sono a parte reale negativa. Vuol dire che H di T, risposta impulsiva, tende a zero al tendere di T all'infinito, e la sua L è trasformata, quindi, che è scissa di convergenza A. Dove sta la scissa di convergenza? È certamente sul semipiano reale negativo, perché sulla retta identificata dalla scissa di convergenza deve esistere almeno un polo del sistema, ma certamente quello a parte reale maggiore. Ma allora vuol dire che se il sistema è asintoticamente stabile, la scissa di convergenza è qui, sulla parte reale negativa. Ma allora l'asse immaginario è una retta parallela all'asse immaginario, grazie, va bene, è contenuta nel semipiano di convergenza, il che vuol dire che l'antitrasformata di G di S, che è H di T, sarà uguale ad 1 su 2 pi greco iota integrale tra 0 meno iota infinito, la scissa sigma di questa retta qui lungo cui scelgo, ne potrei prendere un'altra ma mi darei la zappa sui piedi perché non dimostro niente, va bene, prendo quella come cammino di integrazione, integrale tra meno iota infinito e più iota infinito della L trasformata G di S. Ma quali valori assume la G di S lungo il cammino di integrazione? G di iota omega. DS, che in questo caso il DS è D di iota omega. Se volete, iota omega e iota omega se ne vanno. Viene l'antitrasformata di Fourier, ma non ce ne importa niente. Quello che ci importa è dire che se conosco la G di iota omega per un sistema asintoticamente stabile, conosco la A, teoricamente, poi non mi ci metto a fare, conosco la H di T, e se conosco la H di T, conosco la funzione di trasferimento, conosco anche una opportuna quaterna A, B, C, D, e dà una descrizione ingresso, stato, uscita del sistema. Morale. Ah, attenzione, ciò non sarebbe vero, la conoscenza della funzione G di iota omega non mi permette di conoscere il sistema quando il sistema è instabile. Perché se il sistema è instabile vuol dire che la scissa di convergenza della sua della L trasformata della risposta impulsiva sta qui. Allora è sempre vera quell'espressione di prima. H di T è uguale, attenzione, è vera scritta in questi termini però, 1 su 2 pi greco iota integrale tra sigma meno iota infinito e sigma più iota infinito di G di S in DS, purché la linea di integrazione sia a destra della scissa di convergenza e quindi non la posso fare lungo l'asse immaginario. Non la posso fare lungo l'asse immaginario e quindi la conoscenza della G di iota omega non mi permette
va bene, di definite. La risposta impulsiva, quindi la funzione di trasferimento del sistema. Conclusione. La conoscenza della funzione complessa di variabile reale omega nel caso di sistemi asintoticamente stabili si chiama risposta armonica o risposta in frequenza. È una funzione estremamente importante, si trova dappertutto. Va bene. La sua conoscenza mi permette in prima battuta, va bene, di calcolare la risposta di regime del sistema a qualunque ingresso sinusoidale, in prima battuta. Però servirà anche per tante altre cose. La G iota omega, non questa qui, ovviamente. La G di S calcolata in S uguale a iota omega, quindi questa funzione, che è una funzione complessa della variabile omega, omega è una variabile reale, va bene? Che teoricamente va da meno infinito a più infinito, va bene? Ma ora farò un ulteriore commento. Questa si chiama risposta armonica o risposta in frequenza del sistema. E cosa mi permette di calcolare in prima battuta? Mi permette di sempre per sistemi asintoticamente stabili. Se io do in ingresso A per seno, siamo degli energetici, va bene, di 314 t, va bene, sinusoide a 50 Hz, va bene. Se io do in ingresso un segnale di questo tipo, l'uscita di regime sarà, ma anche ad A mettiamoci A, no, ad A mettiamoci 100 seno di 314 t più 30 gradi. Se do in ingresso questo, la conoscenza di G di iota omega mi permette di calcolare subito l'uscita. Y di t uguale a 100 per il modulo di G calcolato in iota 314 radianti al secondo. Chiuso per il seno di 314 t più 30 gradi più fi, 30 gradi o pi greco sesti radianti, vabbè, si tratta di esprimere l'angolo come si vuole, dove fi è l'argomento espresso in gradi o in radianti, dipende da, va bene, di g di iota 314, e questo mi permette di calcolare la risposta di regime di un sistema per ingresso sinusoidale. Non basterà soltanto questo, non servirà solo per questo, ci mancherebbe altro, se no. Prego. Va bene così? Seno, questo ho detto all'ingresso, no? Qui c'è il seno. Se qui ci fosse coseno, dovrei scrivere coseno anche sull'uscita. No, no, se quello è uno oppure... Come uno? Dove è cancellato? No, non ho mica capito, sa. Sopra, no? Qui, questa? Esatto. Cioè, 100... Sì, ho scritto A, poi ci ho messo un numero, 100. È questo 100 che ritrovo qui. (Ride)
Allora, credo che tutti voi abbiate un hi-fi a casa. Bene. Penso, non lo so, se non ce l'avete. La cosa più delicata in un hi-fi che cos'è? In un sistema hi-fi. Com'è? Le casse. Bene. Sono le cose più delicate. Perché? E perché faccio un esempio di questo tipo? Le casse sono un sistema elettromeccanico, mentre tutto il resto è roba elettronica. Bene, l'amplificatore, eccetera, eccetera, e così via. Costruire. Io cosa vorrei per una fedele riproduzione? Cosa vorrei? Perché il sistema hi-fi, va bene, è un sistema, va bene, che ha per ingresso cosa? Tutto, per ingresso cosa? Il segnale elettrico che viene dal lettore, va bene, che può essere. Una volta si usavano i dischi a vinile che giravano con la puntina e così via, l'uscita era un segnale elettrico e adesso l'uscita è sempre un segnale elettrico, ma che esce da un lettore di CD, ma è sempre un segnale elettrico. Questo segnale elettrico viene modificato, amplificato dall'apparecchiatura elettronica, poi viene inviato con una certa dose di potenza alle casse. Va bene. Cosa vorrei per avere una riproduzione estremamente fedele? Vorrei, va bene? Oh, il segnale in ingresso è, non è una sinusoide, ma è un insieme, una gran confusione di sinusoidi, se volete. Va bene? Ma quindi io vorrei, per avere una riproduzione fedelissima, che la risposta armonica ad ogni sinusoide, qualunque sia la frequenza, sia la stessa. Non, almeno in ampiezza, poi ci sarebbe anche la fase, ma è possibile avere una cosa di questo tipo? Avere un sistema che ha una cosa di questo tipo? No. Perché se voi via via aumentate la frequenza da un punto di vista intuitivo, c'ho un sistema. Se io do un ingresso sinusoidale di una certa frequenza, avrò un'uscita che è ancora di regime, che è ancora una sinusoide, va bene? Se io aumento la frequenza del segnale d'ingresso, la omega, secondo voi cosa succede nell'uscita? Ancora una sinusoide, ma quando comincio ad aumentare la frequenza in ingresso, che farà la sinusoide in uscita? Non solo. Com'è? Diminuisce di ampiezza quando la frequenza aumenta. Va bene? Ed è inevitabile, lo vedremo perché diminuisce l'ampiezza dell'uscita quando aumenta la frequenza in ingresso, pur essendo in ingresso, aumenta la frequenza, ma ampiezza costante. Va bene? Se diminuisce l'ampiezza, va bene, vuol dire che ovviamente l'orecchio sente di meno, va bene, se anche l'orecchio fosse, perché anche l'orecchio è un sistema, che ingresso ha il sistema orecchio? Le onde sonore che arrivano, va bene, e che uscita ha? Il segnale che finisce al cervello, va bene, quindi è un sistema anche lui, va bene, e se fosse un sistema perfetto, va bene, lui sentirebbe tutte le frequenze, va bene, ma se arrivano frequenze ammazzate dal sistema precedente, ovviamente le sente ammazzate queste frequenze, le sente più basse. Ora, nella realtà, l'orecchio non ha una risposta, ci mancherebbe altro, va bene, costante in frequenza, ma c'è una frequenza limite oltre alla quale si dice noi
non sentiamo più, giustamente, che è all'incirca, qual è la frequenza limite dell'orecchio umano. Poi c'è qualcuno, va bene, Beethoven è diventato sordo in vecchiaia, però dicevano che lui aveva diciamo un orecchio un pochino più sviluppato degli altri, ma la frequenza media in cui l'orecchio umano comincia a non sentirci più è all'incirca 20 kHz, anche un po' meno, va bene. Il che significa, ormai stiamo parlando un momentino così, poi ritorniamo alla questione fondamentale, va bene, che quando si vanno a comprare delle casse o un sistema hi-fi, qualunque esso sia, il venditore comincia a dire, va bene, ma questo è molto buono, ha una banda passante di 100 kHz, va bene. Cosa intende con questa espressione? Intende che la risposta G di iota omega è costante in ampiezza fino a 100 kHz. Va bene, la persona intelligente che conosce il momento dice, a me di 100 kHz spendere una barcata di quattrini. Va bene. Per avere una riproduzione fedele fino a 100 kHz non me ne importa niente. O mi dà anche un orecchio che mi permette di sentire fino a 100 kHz, se no niente, va bene. E allora se ci spendiamo meno, e dico vabbè, 20 kHz, 25, ma non di più sicuramente. Perché tutto questo discorso? Va bene, forse un po' confuso. Perché se voi andate a prendere appunto, va bene, un sistema hi-fi un po' costoso, va bene, guardate le casse che sono l'elemento più delicato, va bene, per la fedeltà della riproduzione, troverete dietro le casse un disegnino. Il disegnino sarà un disegnino grosso modo di questo tipo. È un disegnino che poi a un certo momento comincia a calare. Cosa viene riportata? La risposta armonica delle casse. Va bene? E questo disegnino è un cosiddetto diagramma di Bode, va bene, che rappresenta la risposta armonica delle casse, va bene? E che ora andiamo ad esaminare, non quella delle casse, ma una risposta armonica in generale di un sistema. Per comodità, la risposta armonica, sì, viene descritta da G di iota omega, una funzione complessa di variabile complessa, ma viene descritta, per lavorarci meglio, mediante due grafici. I due grafici sono quello cosiddetto diagramma di ampiezza modulo di G di iota omega, ovviamente al variare di omega, e questo è il cosiddetto diagramma di ampiezza, e l'altro diagramma cosa sarà? Il diagramma di fase, e quindi un altro diagramma che è phi, se volete di iota omega, ma comunque funzione di omega, e quindi ampiezza e fase. E ora impareremo a tracciare e poi a leggere, va bene, i diagrammi della risposta armonica. Oh, attenzione ai nomi. Quelli che tracceremo si chiameranno diagrammi della risposta armonica, potremo chiamarli così, solo se la G di iota omega descrive un sistema asintoticamente stabile, e allora potremo parlare senza ombra di dubbio di diagrammi della risposta armonica di ampiezza e di fase. Se il sistema non è asintoticamente stabile, esiste sempre una funzione G di iota omega, perché è la G di S che esiste anche se il sistema è instabile, ci mancherebbe altro, dove al posto di S ci metto iota omega. Ma non lo posso chiamare
diagramma della risposta armonica del sistema. Non esiste la risposta armonica del sistema, va bene? Perché se metto una sinusoide in ingresso, l'uscita non sarà una sinusoide, ma sarà qualcosa che se ne va per i fatti suoi, visto l'instabilità del sistema. E allora in questo caso si parla di diagrammi di Bode. Preciso meglio, G di iota omega con la sua ampiezza e la sua fase viene sempre chiamata diagramma di Bode in tutti i casi, solo che i diagrammi di Bode li posso chiamare diagrammi della risposta armonica, va bene, solo nel caso in cui il sistema sia asintoticamente stabile. Se non lo è, li chiamo diagrammi di Bode e basta. Sono spiegato? Tecniche di tracciamento del diagramma di Bode. Data una funzione matrice di una funzione di trasferimento G di S. La prima cosa da fare, inevitabile, è la fattorizzazione del numeratore e del denominatore. GDS è un rapporto di polinomi e quindi devo trovare le radici del numeratore e del denominatore. Le radici del numeratore che saranno gli zeri, le radici del denominatore che saranno i poli del sistema. E quindi poter scrivere la funzione di trasferimento nella seguente maniera: S men Z1, S men Z2 eventualmente ripetuti, S men Z con M al numeratore fattorizzato e al denominatore S men P con 1 puntolini S meno P con N. Ci manca una cosina per rendere completa la funzione di trasferimento, va bene? Che è un guadagno davanti, si chiama guadagno, una costante. E questa costante a cosa sarà uguale? Se ho un numeratore fratto denominatore, prima ancora di fattorizzarlo, sarà uguale al rapporto tra il coefficiente del monomio di grado più alto del numeratore e il coefficiente del monomio di grado più alto del denominatore. Questa K ci mettiamo un pedice E. C'è un nome, si chiama guadagno di Evans. Infatti quella E sta per Evans. Esempio, ma proprio GDS uguale a 3S più 2. S quadro più tre S più due. Allora il numeratore è già fattorizzato, solo che va bene, voglio far comparire S, quindi raccolgo un 3 al numeratore che moltiplica S più 2 terzi. E il denominatore fattorizzarlo è S più 1 che moltiplica S più 2. Allora questo 3 lo chiamiamo guadagno di Evans e la fattorizzazione avviene sempre attraverso binomi
in cui il coefficiente di S è sempre 1, questi binomi sono monici. La fattorizzazione può anche dar luogo a dei fattori o del numeratore o del denominatore che non sono riducibili nel campo reale, quando ovviamente ci sono delle radici complesse coniugate. Allora, se ci sono delle radici complesse coniugate, manteniamo il trinomio irriducibile purché il coefficiente di S quadro sia sempre più 1. Tutti i fattori devono essere monici. Morale, la nostra GDS la possiamo scrivere così. KE che moltiplica produttoria di S meno ZI per produttoria di S quadro più 2 Xi con Z per S più omega quadro. Fratto produttoria di S meno P con I per produttoria di S quadro più 2 Xi con P per S più omega quadro. No. Mi manca un omega qui e un omega qui, scusate. È nel fattore a moltiplicare, nel fattore di primo grado, nel monomio di primo grado in S. Questa così espressa, aspettiamo un istante, lo riscrivo? Questa intende produttoria di S quadro più produttoria di trinomi più 2, l'ho chiamato Xi con Z omega S più omega quadro. E analogamente al denominatore. È appena il caso che in questa scrittura, lo scriverò così, va bene, Xi, in questo caso con Z, sarà Xi con P al denominatore, deve essere in modulo minore di 1. Perché solo se a voi la verifica, perché è una verifica da terza media, primo ginnasio, non lo so, vabbè, perché è, perché solo in questo caso, se Xi modulo è minore di 1, allora le radici sono complesse coniugate, perché se fosse maggiore di 1, le radici fossero reali, potrei sdoppiarlo, ovviamente, in un prodotto di due monomi, va bene, di primo grado. In due binomi di primo grado. Allora, ciò detto, questa forma si chiama forma di Evans della GDS. Quindi, per mettere in forma di Evans una GDS, cosa devo fare? Calcolare il K e tutte le radici del numeratore e del denominatore. Quel K è il rapporto, come si diceva, tra il coefficiente del monomio di grado più alto del numeratore e del denominatore. Una volta fattorizzato, trovate le radici, va bene? Al numeratore scrivo produttoria di S meno Z con I. Se esistono radici complesse coniugate, devo scrivere quel trinomio a moltiplicare, analogamente per il denominatore.
Esiste un'altra forma della GDS, sempre la stessa, mica cambia, che è la cosiddetta forma di Bode. Che assume il seguente aspetto, GDS uguale, ancora un K a moltiplicare, che non sarà quello di prima, non sarà il guadagno di Evans, ma questo K a moltiplicare, ora vediamo come lo calcoliamo, si chiamerà guadagno di Bode. Che moltiplica? Anche qui bisogna calcolare radici del numeratore e del denominatore, quello è inevitabile. Quello... Solo che il numeratore lo scrivo così. La forma di Bode è tale che tutti i fattori del numeratore e del denominatore hanno non sono monici, quindi il coefficiente di S più 1, ma sono a termine noto uguale a 1 e quindi... 1 meno S su Z 1 Z 1 primo 0 no S scritto male S non XI che moltiplica 1 meno S su Z 2 che moltiplica, scrivo un trinomio, due zeri complessi coniugati. 1, termine noto 1, più 2, xi, s, su omega più S quadro su omega quadro, che è quello scritto prima, solo che da tutti i termini raccolgo omega quadro. Termine noto diventa 1 e così via. Analogamente 1 meno S su P con 1, puntolini, trinomio. Questa è la forma di Bode. Tutti i fattori hanno termine noto uguale a più 1. A cosa sarà uguale questo KB quindi? Se ho un N di S su D di S. Se ho già i polinomi lo posso individuare quel KB guadagno di Bode è il rapporto tra i termini noti del numeratore e del denominatore e si tratterebbe ora di valutare il caso perché io mi aspettavo subito un'obiezione quale? Se ad esempio il termine noto del numeratore è 0, il KB diventerebbe 0. Se mi limito a dire KB rapporto tra i termini noti. Va bene. E se KB è 0, questa qui è tutta 0. C'è qualcosa che non torna. Va bene. Allora KB, guadagno di Bode, è il rapporto tra i termini noti quando sono entrambi nulli. Se no bisogna complicarci la vita, va bene, e lo vedremo in fase di tracciamento dei diagrammi di Bode. Mi sono spiegato? No, ripeto. KB che cos'è? Il rapporto fra i termini noti del numeratore e del denominatore. Ora supponiamo, e questo va benissimo, però supponiamo il caso in cui il numeratore abbia termine noto uguale a 0. Se ha termine noto uguale a 0 vuol dire che ha certamente un fattore pari a
esse, va bene, e quindi se il termine noto è zero, vuol dire che ha uno zero nell'origine. Se io mantengo la definizione di guadagno di Bode, quella di prima, KB diventa zero. È zero fratto, sì o no? E se non ci sto attento, quindi vorrebbe dire che la GDS è tutta nulla. KB zero per qualunque cosa ci sia, sempre zero. C'è qualcosa che non torna, ovviamente, non va bene. In maniera perfettamente analoga, va bene, addirittura, se il denominatore avesse un termine noto nullo, cosa vuol dire? Che c'ha almeno un polo nell'origine. KB cosa diventerebbe? Infinito. Va bene, non ha molto senso, anzi non ha senso. Bisogna distinguere questi casi e li distingueremo in fase di costruzione dei diagrammi di Bode. Per ora supponiamo che non vi siano né poli né zeri nell'origine e quindi che la GDS possa essere scritta nella seguente maniera, che si chiama forma di Bode. I diagrammi si tracciano sempre consiglio non solo spassionato, ma veramente a partire dalla forma di Bode di una GDS. C'è qualcuno che li traccia a partire da una forma di Evans, quella di prima. Va bene? Ma la probabilità di errore nel tracciamento dei diagrammi, se parto da una forma di Evans, è decisamente più elevata che non il tracciamento dei diagrammi di Bode a partire dalla forma di Bode, appunto. I diagrammi come si tracciano? Ora, se G di S è quello, prima dobbiamo scrivere G di iota omega. Va bene? Perché sono i diagrammi di G di iota omega. G di iota omega uguale K di Bode che moltiplica 1 meno iota omega su Z puntolini. Se volete, 1 più 2 xi iota omega, perché rimane su omega 0, prima l'ho chiamato omega, ma per non far confusione, lì ci sarà un omega 0, più omega quadro su omega 0 al quadrato, sarà di questo tipo il trinomio. Analogamente anche il denominatore. Vediamo prima cosa tracciamo. Dobbiamo tracciare il modulo di G di iota omega. Attenzione a questo termine qui, lasciamolo così, ma se prima c'era scritto S quadro su, va bene, S quadro è meno omega quadro. Modulo di G di iota omega che è uguale al modulo di KB, che moltiplica il modulo di 1 meno iota omega su Z, che moltiplica punto lì. Il modulo di un prodotto è uguale al prodotto dei moduli fratto 1 meno iota omega su P modulo, che moltiplica. Professore, scusi, per favore potrebbe rileggere l'ultimo termine? Quale? Questo? Questo qui? No, quello sopra. Sopra? KB, sì. Che moltiplica linea di frazione 1 meno iota omega su z, che moltiplica 1 meno iota omega su z2, eccetera, eccetera, e poi ho scritto un trinomio, 1 più 2 xi per iota omega su omega 0 più omega quadro su omega 0 quadro. Prego?
e omega 0 prima non l'ho nominato, il trinomio precedente, va bene, avrei dovuto scriverlo così: 1 più 2 xi s su omega 0 più s quadro su omega 0 al quadrato. E allora se lo scrivo così, qui devo metterci un meno. Qui. Perché S quadro, quando al posto di S ci metto iota omega, viene iota al quadrato per omega quadro. Ma iota al quadrato è meno 1. Siamo d'accordo? Analogamente al denominatore. E ora diciamo cosa tracciamo. Tracciamo sì il modulo, cioè questa quantità al variare di omega, ma la tracciamo su un diagramma doppiamente logaritmico. È così. Ma c'è un motivo. La scala logaritmica, almeno per le grandi dimensioni, è certamente migliore della scala lineare, fuori discussione. Allora, se io voglio andare a descrivere il comportamento anche per omega molto grandi e molto piccini, la scala logaritmica è la migliore. E riportiamo quindi in un diagramma cartesiano, quindi con scale lineari, qui sulla scissa riportiamo logaritmo in base 10 di omega. Allora, rispetto a questa variabile, se questo lo scrivo sopra è 0, questo è 1, questo è 2, questo è meno 1 e così via, scala lineare quella, omega. Quando il logaritmo è 0, la omega quanto sarà? Quanto sarà la omega se il logaritmo è 0? 1. Se il logaritmo in base 10 di omega è 1, la omega quanto sarà? 10. Se è 2, 100. E così via. Se è 0 meno 1 sarà 0.1. Ottengo quindi una rappresentazione logaritmica per le omega positive. Non ha senso il logaritmo di un'omega negativa. Ci è sufficiente per le omega positive? Sì. Perché per le omega negative il modulo di g di meno iota omega è esattamente uguale al modulo di g di iota omega. Siamo d'accordo? E quindi basta rappresentare l'ampiezza per omega positivi e quindi ciò mi consente di tracciare una scala logaritmica per le omega. Ognuna di queste che in centimetri di questi segmenti che in centimetri sono uguali, 1, 2, eccetera, va bene, si chiama decade. La decade da 1 a 10, la decade da 10 a 100 e così via. La decade da 0.1 a 1. Ovviamente due segmenti consecutivi di quel tipo saranno una doppia decade, ovviamente. Che vuol dire che il valore iniziale viene moltiplicato per 100, se è una doppia decade. Qui dentro, tra 0 e 10, disegniamolo un po' in più grande, ovviamente ci sarà in omega 1, 1 è questo, tra 1 e 10, questo è 10. Ovviamente dentro ci sarà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, che non è quel segmento diviso in 10 parti, assolutamente no, perché devo riportare logaritmo di 2, logaritmo di 3, e quindi abbiamo delle curve, delle
linee, questo ad esempio è 2, questo è 3, via via di lunghezza piccina, più piccola, fino ad arrivare a 9. Se ci avete un qualche volume, lo si vede, la scala logaritmica è immediata, va bene, dovreste averla già vista da altre parti. Ad esempio, questo qui sia 8. Questo punto qui sia 8, ad esempio. L'analogo qui, va bene, nella seconda decade, a cosa corrisponderà in omega? Se il primo è 8 nella prima decade, il punto analogo nella seconda decade, va bene, che vuol dire questo punto più la lunghezza di una decade, a che omega corrisponderà? Com'è? Non ho sentito. 80. E il punto corrispondente, questo 80, il punto corrispondente alla decade ancora successiva sarà ovviamente 800. E il punto corrispondente su questa decade qui sarà ovviamente 0.8. 8 per 10 alla meno 1. Quindi passando nei diversi punti da decade a decade, sì, verso destra si moltiplica per 10, verso sinistra si moltiplica per 0,1. Questa è la scala delle ascisse, scala delle ordinate. Devo riportare G di iota omega, modulo. L'ampiezza di G di iota omega si riporta in dB, decibel. Se G di iota omega, disegniamo l'ampiezza, e scriviamo così: l'ampiezza di G di iota omega in dB, misurata in dB, che è una scala logaritmica anch'essa, è uguale a 20, ormai la scala è questa, è storica la rappresentazione, 20 logaritmo in base 10 del modulo di G di iota omega. Allora, sulla scala delle ordinate, diciamo che questi sono 0 dB, si traccia in maniera lineare in dB, va bene, 20 dB, 40 dB e così via, qui saranno meno 20 dB. In termini di modulo di G di iota omega, cosa significa? Il modulo, attenzione, è sempre positivo, e quindi posso parlare di logaritmo in base 10, e quindi questo logaritmo in base 10 poi moltiplicato per 20, fattore diciamo di scala, va bene, lo posso riportare certamente come diagramma logaritmico. Allora, se questo è 0 dB, vuol dire che 20 logaritmo in base 10 di G di iota omega è 0, ma vuol dire che il logaritmo in base 10 di G del modulo di G di iota omega è 0, che vuol dire che questo è ampiezza, non si scrive, la scrivo io ora, ampiezza 1. 20 dB, a che ampiezza corrisponde di G di iota omega? Se questo è 20, vuol dire che il logaritmo di G di G di iota omega è 1. Ma se il logaritmo è 1, vuol dire che il modulo di G di iota omega è 10. E quindi 20 dB corrisponde un'ampiezza 10. 40 dB corrisponderà un'ampiezza 100, ovviamente. Meno 20 dB corrisponderà un'ampiezza 0.1. Queste sono le scale.
osservazione e poi andiamo a casa. Sì. Ogni tanto si sente un'espressione di questo tipo. Il rumore vicino all'aeroporto, va bene, disturba perché è di 120 dB. Mai sentita un'espressione di questo tipo? Cosa vuol dire? Che il rumore all'aeroporto è di 120 dB o quando passa un motorino smarmitato, va bene, cosa che disturba sempre, va bene, dice che il rumore è arrivato addirittura a 80 dB. Scusate, va bene. Questa stanza ha una lunghezza 10. Vuol dire qualcosa? Fino a che non vuol dire qualcosa? E quando assume significato? Quando ho fissato 10 cosa, 10 unità di misura. Va bene? Allora, a dire che qualcosa è di 120 dB non vuol dire assolutamente niente, a meno che non abbia fissato, va bene, la grandezza che per me vale 0 dB, vuol dire la grandezza unitaria. Nel caso di rumore sarà una energia data da, diciamo, da un'onda di rumore, va bene, che prenderemo come riferimento, va bene. In altri casi però dobbiamo fissare, va bene, lo 0 dB. Ovviamente questo a sfavore dei giornalisti che si sciacquano la bocca con quei 120 dB, sono dei ganzi, insomma, va bene, senza sapere assolutamente ciò che dicono. Allora, 0 dB, G di iota omega uguale a 1. 1 cosa? Cosa vuol dire? Che se metto una sinusoide in ingresso di ampiezza 1, ottengo una sinusoide in uscita ancora di ampiezza 1. O se la metto 20 in ingresso, ottengo ancora 20 in uscita. Siamo d'accordo? Allora dirò, va bene, che la G di iota omega è uguale a 1. Fissato l'unità di misura, allora ha senso parlare di 60 dB e così via. Va bene? Dire che sono su 60 dB significa che se metto 1 in ingresso, c'ho uscita 1000 di ampiezza. Va bene, e ti sono. Va bene, chiudiamo qui.